Quante volte vi è capitato di staccare le prese prima di partire o per uscire di casa dai nostri televisori per eliminare anche il fastidioso LED dello stand-by? Però attualmente ci sono dei dispositivi che anche se in stand-by comunque consumano. Ad esempio la nostra assistente vocale, perché è comunque sempre collegata perennemente anche in stand-by con il wifi di casa nostra, quindi avrete la corrente che consuma il modem, che sarà anche banale e poca, però nell'arco dell'anno fa una cifra. E poi avete un dispositivo, 2, 3, 4, dipende da voi quanti dispositivi eco avete in casa, e anche questi, nella modalità standby, continuano a consumare. Diciamo che conosco persone che per evitare tutto questo staccano fisicamente la spina di, ad esempio, c'è una persona che conosco, ne ha 4, ne stacca tre, ne lascia una sola in modo tale che questa faccia funzione di controllo per tutti i dispositivi in casa. Però naturalmente questa persona, anch'io obiettivamente potrei fare una cosa del genere, ma sono sincero, non lo faccio mai. Lascio sempre collegati tutti i dispositivi. Perché? Perché ho degli impianti di videosorveglianza, ho dei sensori porte, ho tutta una serie di accessori per la domotica che mi servono per controllare, sorvegliare e tenere al sicuro la casa per quello che si può naturalmente. Però per chi non avesse tanti dispositivi e utilizza il nostro assistente vocale in maniera basilare, può tranquillamente staccare la presa quando esce di casa o la sera prima di andare a dormire e basta. Una volta fatto questo, non ci saranno consumi, ulteriori. Naturalmente, come vi dicevo prima, invece per gli utilizzatori accaniti vi conviene lasciarla collegata perché io, per esempio, ho anche delle routine che partono la mattina, a determinato orario ho la sveglia, ho il fatto che la luce mi fa un effetto alba. Infatti, ho fatto anche il video su questa cosa. Andatelo a cercare qui sul canale perché lo trovate ed è molto interessante. E quindi, se dovessi andare a staccare tutti i miei dispositivi eco, la funzione non potrebbe avvenire. I prezzi che andrò a esporvi dopo hanno delle variabili, nel senso che ci possono essere delle tariffe totalmente differenti, non ne parliamo poi in questo periodo. Ci possono essere delle persone che magari hanno delle fasce orarie dove consumano meno. Ci possono essere tante variabili per quanto riguarda il consumo della corrente. E questo si può verificare tramite degli appositi dispositivi o anche tramite le prese smart. Ho fatto un video, l'ho caricato, andate a vederlo perché tramite le prese smart potete vedere i consumi di tutti i vari prodotti collegati ad esse. Ad esempio, la nostra assistente vocale, sto parlando di un Echo Dot, in standby in un anno consuma 26 kWh, che più o meno sono 8 euro. Questo dato fa riferimento ad un solo eco collegato. Se ne avete 5, dovete moltiplicare questa cosa per 5 dispositivi. Per quanto riguarda invece gli Echo Show, avendo anche lo schermo, si arriva a consumare tra i 10 e i 15 euro. Vale lo stesso discorso: più ne ho, più devo moltiplicare questa cifra per il numero di dispositivi che ho in casa. E poi c'è da aggiungere una cosa: gli Echo, essendo dei dispositivi dotati di uno schermo, hanno la possibilità di regolare la luminosità, c'è chi la mette in automatico, c'è chi invece vuole una luminosità molto intensa e questo va a gravare sul consumo di corrente. Naturalmente poi l'altra variabile potrebbe essere che con l'Echo Dot ascolto magari tutto il giorno o più volte al giorno delle playlist, chiedo tante informazioni e quindi si attiva e non va più a consumare quegli 8 euro annui, aumenta un po' la cifra. Come ad esempio l'Echo Show lo posso utilizzare anche per vedere Netflix, Amazon Prime, YouTube, eccetera, eccetera. Quindi se ho magari mio figlio o io stesso che vado lì a vedere mentre sono tranquillamente seduto magari in cucina o sto cucinando, sto facendo tanto altro, vado a vedere spesso video, film, eccetera, eccetera, sicuramente il consumo aumenta. Questi erano dei prezzi indicativi per quanto riguarda il consumo dei nostri dispositivi. Quindi ricordate, se siete degli accaniti utilizzatori, magari staccate tutti i dispositivi Echo e ne lasciate collegato uno solo. Se invece siete delle persone che lo utilizzano, ma più che altro per delle funzioni base e non avete necessità di attivare o di controllare casa durante la giornata, potete tranquillamente staccarlo sia quando uscite per il lavoro o per andare a fare un viaggio, sia per quando la notte andate a letto. Bene ragazzi, il video si conclude qui, era molto semplice, molto breve, erano proprio due dati per non riempire la testa di kilowattora, ampere, cavoli e mazzi e tutto il resto, perché io non ne capisco un H di corrente, ho dovuto prendere questi dati da varie fonti.
e volevo che fosse il più semplice possibile. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!